i primi 15 minuti potevamo e dovevamo far meglio. Io sono molto critico con noi, con la mia squadra, con me, quindi parliamo prima dei primi 15 minuti, dove abbiamo concesso troppo, dopodiché l'avevamo preparato in un certo modo che ci ha dato dei benefici, come hai detto te, sono d'accordo anche qui, e abbiamo preso in mano la gara, cercato di creare situazioni, arrivando con tanti uomini dall'altra parte, arrivando al tiro spesso, e poi qui mi fermo perché ci mettiamo tutti a piangere con gli arbitri, diventa una pantomima questo qua, che lasciamo stare, loro cercano di fare il lavoro come possono e noi parliamo di calcio meglio. Sì, volevamo tutti questa prima vittoria in Lega Pro, l'abbiamo ottenuta soffrendo contro una squadra, un'ottima squadra come il Rimini. Per quanto riguarda la gara siamo partiti benissimo il primo quarto d'ora e siamo andati due volte il tu per tu col portiere. Sai, quando poi non sblocchi il risultato un po'... e anche a livello psicologico non è che non ti aiuta. Poi Rimini è venuto fuori, ha giocato un ottimo calcio, perché so e sappiamo, dovete sapere tutti che gioca un ottimo calcio il Rimini, quindi gioca la palla a terra e ci ha messo in difficoltà e ha messo diverse palle dentro. Il nostro portiere è stato molto bravo in più di una circostanza. Poi con l'uomo in più sicuramente ci è mancata i primi 10 minuti un po' di lucidità, con i cambi qualcosa di, diciamo, forze fresche con qualità diversa, ha portato un po' a far sì che la squadra si è resa più pericolosa e abbiamo trovato questo gol importantissimo, e poi potevamo anche chiudere la gara, visto che siamo stati fortunati i legni un paio di volte, sia con Volpicelli sul 0-0 sia sull'1-0, e poi ci sta magari subire un calcio d'angolo e dove magari è stato il gol del pareggio. Mo io, dalla mia posizione, non ho visto bene, però sicuramente l'episodio questa volta ci è stato a favore.